territorio. Parimenti, con il tavolo attivato dal Ministero con le due citate regioni, si sta ultimando la verifica di fattibilità preliminare del programma di investimenti produttivi e di ricerca e sviluppo prodotto dall'IP Industry, finalizzato alla sua riqualificazione produttiva e all'ampliamento della gamma di prodotti. Circa infine il quesito sulla partecipazione delle rappresentanze sindacali e degli enti locali ai tavoli di crisi, faccio presente che tale prassi è generalmente seguita dal MISE e nello specifico è seguita anche in relazione al tavolo aperto e seguito della crisi della Merloni. Il MISE continuerà a seguire comunque in modo attento l'evoluzione della vicenda con l'obiettivo di individuare ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva possa continuare ad operare salvaguardando i livelli produttivi ed occupazionali. La ringrazio. Onorevole Ricciati, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Grazie, signor Presidente. Soddisfatta in parte, nel senso che speravo che appunto la sottosegretaria, ma ovviamente il Ministero dello Sviluppo Economico che le ha fornito la risposta, capisse che arrivava oggi una risposta con dei quesiti datati più di un anno e mezzo fa, ma che, ecco, se questa risposta doveva arrivare rispetto a delle domande poste un anno e mezzo fa, visto che arriva oggi, non certo per demerito dei gruppi parlamentari che le presentano, ma del governo che temporeggia nel rispondere, almeno presentasse delle risposte aggiornate. Ripeto, al netto della vicenda giudiziaria, che è una vicenda che a noi non interessa. Però ci siamo permessi appunto di porre il quesito se il Ministero dello Sviluppo Economico ritenesse opportuno avviare un'indagine interna rispetto alle responsabilità dei commissari nominati dal MISE, quindi non nominati da proprietà o da sigle sindacali. Non vale rispondere che questa è una domanda priva di effetti giuridici, perché vedete c'è anche una responsabilità da parte comunque sia di un organismo che è composto da membri del governo, il Ministero dello Sviluppo Economico. Ricordo che noi oggi, anche se si vede poco e si sente parlare poco e gli effetti pratici se ne vedono ancor meno, abbiamo una Ministra dello Sviluppo Economico, la signora Guidi, che il giorno che ci degnerà della propria presenza all'interno di quest'Aula sarà sempre troppo tardi. E quindi non vale dire che siccome non ci sono degli effetti giuridici, i commissari nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico che hanno ingabbiato un'azienda, una realtà produttiva in una vicenda giudiziaria che di fatto ha ottenuto il proprio stop solo grazie a una sentenza della Cassazione, siccome è priva di effetti giuridici, si fa finta che non abbiano alcuna responsabilità. Almeno poter riconoscere che c'è una responsabilità politica nell'operato dei commissari del Ministero dello Sviluppo Economico, questo sì ci sarebbe piaciuto sentirlo. Noi quello che abbiamo chiesto e la preoccupazione che vogliamo ribadire anche all'interno di quest'Aula è la nostra forte preoccupazione rispetto alla tenuta di tutti i livelli occupazionali di una realtà chiamata il Distretto del Bianco, che è già stata fortemente colpita da una dura e persistente crisi industriale. Ci piacerebbe e ci sarebbe piaciuto sentire delle parole chiare dalla sottosegretaria Velo rispetto alla tutela e al mantenimento di tutti i livelli occupazionali, di tutta la produzione industriale, di tutta la linea industriale, rispetto alla tutela di tutti i livelli di know-how presenti all'interno di quella realtà. Non le abbiamo sentite queste qui, abbiamo sentito una ricollocazione di lavoratori con il richiamo appunto a due atti normativi, aspettiamo di vedere il piano industriale, noi saremo comunque sia degli attenti osservatori rispetto a questa realtà. Ci permettiamo solo di sottolineare come appunto noi ci stiamo approcciando e ci stiamo confrontando di una realtà che è già stata duramente colpita. Le cronache locali, soprattutto di quello che, soprattutto del versante umbro, ci parlano di crisi, di una terra che è in forte crisi, ci parlano della crisi della Nestlé, la crisi della Perugina, ci parlano di un versante interno, quello marchigiano, montano, che ha dei seri problemi non solo di tenuta occupazionale, ma anche di sviluppo e di ricollocamento e di riconversione di un'intera area produttiva che ha avuto degli albori e che di fatto oggi pare non vedere una soluzione. Noi aspettiamo e comunque sia siamo sicuri che
ci ridaremo appuntamento all'interno di quest'Aula o all'interno di altre commissioni rispetto a questo tema, perché appunto non si sta solo trattando della tutela, che per noi deve essere imprescindibile, dei livelli occupazionali, ma anche del mantenimento di un'idea di politica industriale, di una realtà che fino ad oggi ha vissuto solo esclusivamente di quello. Grazie. La ringrazio, onorevole Ricciatti. Onorevole Giampiero Giulietti, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta. Prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il sottosegretario Velo, per la sua risposta. È ovvio che parliamo di un'interrogazione di quasi 3 anni fa, però è altrettanto ovvio che in questi anni il Governo, attraverso il tavolo ministeriale, attraverso un stretto lavoro fatto in sinergia con la Regione Umbria e la Regione Marche, si è attivato su questo versante. Ad oggi registriamo ovviamente la sentenza della Cassazione che chiarisce la definizione della vicenda della JP, anche se altre luci si addensano all'orizzonte, come per esempio il ricorso che ha presentato il gruppo BPS, ed è una vicenda che rischia di rimettere in discussione quello che sembrava essersi chiuso. Un dato positivo aggiuntivo è stata la presentazione del piano di sviluppo di JP, che è stato presentato il 3 marzo scorso anche alle forze sociali, rappresentanze sindacali, dove si evidenzia la realtà, la possibilità di avere un elettrodomestici di alta gamma.